decine di volti giovani, giovanissimi, per dire no alla mafia e ricordare chi sotto quell'organizzazione criminale è morto ingiustamente. Non è un caso che il primo cittadino, Cesare Nai, l'abbia definita una bella giornata, nonostante il tema sia tutt'altro che piacevole. Anche gli studenti di Abbiategrasso hanno dato il loro contributo per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia e in piazza Marconi hanno letto il lungo e triste elenco delle vittime. Questo giorno è importante perché non bisogna mai dimenticarsi e soprattutto la mafia è un tema importante che molto spesso non si vuole parlare di mafia. Molti non sanno cosa sia o comunque la sottovalutano, pensano che sia solo al sud, pensano che sia un fenomeno di nicchia, quando invece è una realtà molto importante che stanno vivendo moltissime migliaia di persone. È importante perché più siamo meglio, più siamo forti e più questo problema diventa più piccolo. La mafia è qualcosa di negativo che noi messi insieme possiamo riuscire a vincerla perché siamo in tanti e unendo le nostre forze possiamo combattere questo mostro. Bisogna battere la mafia e non bisogna sottovalutare questo problema. La mafia è un problema molto grosso che l'Italia deve risolvere il più presto possibile. Bisogna risolvere questo problema soprattutto in Sud Italia che ci sono proprio questi gruppi. Sono cose veramente serie che secondo me tutti ne dovrebbero parlare. Tanto ricordare le vittime della mafia perché sono morte ingiustamente. Stellino ha fatto di tutto per combattere, neanche per se stesso, ma per tutti, per l'Italia, mentre ci sono persone che non hanno il minimo coraggio. Bisogna ricordare che tante persone sono morte e la mafia fa male, rovina tutto il popolo. In questi giorni stiamo facendo, in diverse discipline, stiamo facendo argomenti contro antimafiosi. Dobbiamo ricordare quello che è successo in passato e dobbiamo fare in modo che la mafia scompaia da tutta Italia e dal mondo. Bisogna combattere queste persone mafiose perché devono capire che non esistono solo loro al mondo. È importante, lo stiamo facendo anche a scuola. Tutte queste persone che fanno questi atti bruttissimi di uccidere le persone per estorsioni, diverse cose, che non si ripetano più queste cose, che le persone che sono morte per questi mafiosi che si ricordino. Bisogna combattere la mafia, dobbiamo continuare questa battaglia che è molto importante. Questa guerra inizia dalle piccole cose e se io vedo un mio amico in difficoltà devo denunciare. Noi in classe abbiamo fatto un racconto di un bambino di un ragazzo che ha denunciato la sua famiglia per la mafia, per combattere contro la mafia. È importante perché dobbiamo comunque andare contro questa organizzazione che è illegale, che procura ogni anno tante vittime e quindi dobbiamo cercare di sconfiggerla anche se è difficile.